Io volevo innanzitutto ringraziare tutti, gli amici e le autorità che sono arrivate e tutti voi che con qualche sacrificio anche avete aderito a questa iniziativa che ricompone un parte, una famiglia dispersa. Ora, quando in famiglia arrivano i familiari dispersi in generale, uno misura il passaggio del tempo e per uno come me che è sfavorevole agli addii, i ritorni mettono allegria e con l'allegria anche la voglia di tornare a ritessere con molti quei legami, quei rapporti che ci hanno in qualche modo accompagnato nel tempo, soprattutto per quelli che io ho visto, con i quali sono stato in rapporto in questi 8 anni di università. Sono 8 anni che sono già passati e sono volati via. Volevo ringraziare quelli che hanno organizzato questa reunion, che sono stati i vostri colleghi, forse più giovani, i più giovani, l'hanno organizzata, l'hanno voluta, l'hanno progettata e l'hanno anche governata. E credo che sia un risultato non indifferente, molto più bello, se permettete, e anche molto più divertente, immagino, di quanto sarebbe stato se l'avessimo organizzato noi, che ormai, come dire, un pochino datati siamo. Volevo dirvi anche che la riunione è fatta per tante cose, un po' per celebrare il passato, un po' per ritrovare vecchi amici o colleghi, un po' per riandare ai ricordi, sperando di non essere patetici, molto anche per vedere se ci sono cose nuove o cose buone da fare. Ecco, io vorrei ricordarvi che la formazione data in università è una formazione certamente solida, ma l'aver fatto dei buoni professionisti o dei buoni manager non è semplicemente un risultato sufficiente. Non è sufficiente coi tempi che noi stiamo vivendo in questo Paese e con la crisi che noi stiamo vivendo in questo Paese. Per cui io vorrei sottolineare l'urgenza che c'è di continuare a fare cose buone per questo Paese. Fare cose buone significa anche impegnarsi, recuperare valori che sono, oltre a quelli della professione, valori civili, valori sociali. Questo Paese ha bisogno di ritornare a fare società, ricostruire tessuto sociale, perché altrimenti semplicemente, come dico spesso, per via quantitativa, appoggiandosi solo su finanza ed economia, questo Paese dalla crisi non esce. Dobbiamo recuperare tutti e aiutare tutti a recuperare le ragioni per cui vivere insieme e pensare agli interessi che sono interessi comuni aiuta anche a perseguire e a conseguire gli interessi personali. Detto tutto questo, e non voglio tirarla molto a lungo, vi ricordo che ognuno di voi è collocato in una posizione, ognuno di voi occupa posizioni, lavora, eccetera, eccetera. Ci sono in più avanti negli anni, non tanti perché questa università poi non è vecchissima, che hanno un dovere fondamentale. Se vogliono bene all'università devono guardare a quelli più giovani che all'università stanno studiando o dall'università stanno uscendo. Perché se c'è un momento in cui le solidarietà devono valere, sono soprattutto nelle crisi. Ricordatevi, chi ha la possibilità, che qui ci sono ragazzi bravi, molto spesso bravissimi, che in qualche modo hanno difficoltà in questo momento. Chi può, deve dare una mano. Ognuno nella posizione in cui è, ognuno non pensando, come dire, a carriere magari strabilianti, ci sono anche le carriere strabilianti e sono augurabili, ma ci sono quelli che fanno onestamente, discretamente un lavoro che è un tessuto di cui il Paese ha bisogno. Non sempre, come dire, si può aspirare di morire a Sant'Elena se non si è Napoleone, quindi siccome di Napoleoni ci sono pochi, cerchiamo ognuno di fare le cose che devono fare nella maniera migliore e di ricordarci che questo Paese ha bisogno di voi, lo ha bisogno in modo particolare in questo periodo e ha bisogno di voi quelli che sono più giovani, che devono guardare a quelli più avanti in età, riconoscendo che quelli più avanti in età hanno gli stessi valori che questa università ha cercato di trasmettere e di dare con tantissima passione e tantissimo orgoglio per quello che è stato. Grazie ancora a tutti.